è entrato primo come capitano ed è uscito come capitano. Non ha abbandonato mai la sua nave. Mai, mai, mai. Fortunatamente avevo mio marito sul posto che mi ha informato costantemente di ciò che accadeva, ma io volevo essere lì perché anche io avrei voluto vedere mio padre prima di non poterlo vedere più. Ho 3 bambini che già stanno soffrendo abbastanza per la perdita del loro amato nonno e non potevo lasciarli. Mamma era a casa mia e, guardando un programma in TV, ha saputo di questa tragedia successa alla centrale di Bargi. Inizialmente non volevamo pensare che fosse la centrale dove era mio padre. Quando abbiamo capito che si trattava di quella centrale, è stato uno schianto troppo, troppo grande. Il non sapere, l'attesa, le ore di attesa, il non sapere dove fosse, il non sapere se fosse vivo, se fosse ferito, se fosse morto. Poi in serata mi è arrivata la notizia che mio padre era tra i dispersi. E lì lo schianto è stato, sono sincera, ancora maggiore, perché si è innescato un meccanismo in testa dove si pensava dove sarà e me lo riporteranno e riusciranno a trovarlo. Però in loco, come mi ha raccontato mio marito, li hanno sempre rassicurati che avrebbero fatto di tutto per riportarli a casa. Metti tra lì che ti dia un certo fastidio. Gli è stato proposto di fare questa consulenza, diciamo, esterna, tra virgolette, e per mettere a disposizione di altre persone quella che era la sua competenza, la sua professionalità, le sue conoscenze, il suo sapere. A me sono arrivati messaggi, una lettera di un collega scritta solo per mio padre, 2 pagine intere. È stato un grande maestro per queste persone e loro ce lo stanno dimostrando adesso, perché mio padre non è mai tornato a casa a dire: ah, lo sai che quello ha fatto questa cosa perché gliel'ho spiegata io, ah, lo sai che quell'altro ha fatto questa cosa perché gliel'ho insegnata io. Mai, 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 mai. Professionalità e competenze come le sue sono difficili da trovare. Ed ecco perché lui in pensione, nonostante fosse in pensione, ora poteva starsene seduto sul suo divano, sul divano di casa tua, a guardarsi la TV, e invece no. Perché? Perché mio padre amava il suo lavoro e l'ha amato dal primo giorno in cui l'ha fatto, e l'amore per il suo lavoro l'ha dimostrato restando dove è stato fino all'ultimo. Si è fatto riconoscere sin da subito come il capitano di una squadra. E come capitano è uscito, è stato l'ultimo ad uscire. E come è entrato primo come capitano ed è uscito come capitano. Non ha abbandonato mai la sua nave. Mai, mai, mai. A me sembra tutto così surreale, sembra tutto un sogno, sembra una cosa che tu vedi in TV, dici: oh, mamma mia, cos'è accaduto? E invece purtroppo è accaduto proprio a me, proprio a noi.